Annullamento quasi totale della corrosione e crescente attenzione alla sostenibilità ambientale dei processi stanno orientando alcuni mercati storicamente legati all'utilizzo del rocchetto in plastica per il filo da saldatura al cestello in acciaio, mantenendo quindi positive le aspettative sulla domanda futura. Una tendenza globale che viene rilevata da una storica impresa italiana che esporta in 40 paesi e che con l'estero realizza il 70% del proprio fatturato e che entro l'anno aprirà un magazzino a Cleveland, Ohio, per aggredire anche il mercato statunitense e canadese, dove oggi è poco presente. È la nuova Spazzol Plastica che del proprio lungo passato ha mantenuto il nome ma non il core business. All'inizio erano i casalinghi in plastica, da oltre 30 anni a questa parte sono i supporti per il filo da saldatura, rocchetti in plastica e cestelli in filo d'acciaio. Nel 2007 il cambio di proprietà e l'entrata a far parte di un gruppo industriale più ampio capitanato da Paolo Zanetti. Nel 2016 il trasferimento nella nuova sede di San Zanone degli Ezzelini in provincia di Treviso, un anno, il 2016, di transizione. Si è iniziata una fase, diciamo, di un'implementazione molto importante del sistema qualità che ha coinvolto tutti i processi e, diciamo, anche tutte le maestranze, partendo diciamo, sia dallo sviluppo di fornitori, sia dall'inserimento di nuove tecnologie all'interno del nostro processo produttivo, di nuovi quindi macchinari ed attrezzature. Automazione, digitalizzazione, implementazione delle tecnologie per il controllo della costanza dimensionale e della resistenza meccanica dei singoli pezzi hanno guidato il riposizionamento di Spazzol Plastica. 35 dipendenti, 7 milioni di fatturato oggi, con l'obiettivo di arrivare a 9 milioni tra due anni, dall'azienda escono 7 milioni e mezzo di cestelli in filo d'acciaio trafilato ramato ogni anno, 3,5 invece i milioni di rocchetti in plastica. È l'unica azienda del settore a far convivere plastica e acciaio. I controlli in linea passano anche attraverso l'occhio elettronico di telecamere che controllano la conformità dei cestelli. Tutto questo poi viene gestito all'interno di un database, di un sistema qualità del nostro sistema gestionale che mettiamo poi a disposizione anche naturalmente dei nostri clienti. Noi riusciamo a garantire per ogni pallet di prodotto che consegniamo ai nostri clienti la tracciabilità assoluta, arrivando, diciamo, a ricondurre il singolo rocchetto o il singolo cestello al fornitore di materia prima che abbiamo utilizzato, l'operatore che ha seguito la produzione di quel prodotto, la macchina che abbiamo utilizzato per fare quel prodotto. Quindi, diciamo, sicuramente si può parlare di una gestione volta a un'industria 4.0. Perché il cestello, spiegano da Spazzol Plastica, è un prodotto meno banale di quanto si possa immaginare. Il valore unitario è povero, ma aumenta di oltre 50 volte una volta avvolto il filo, in media circa 20 kg. Il danno economico provocato da un cestello può quindi arrivare a pesare molto nel ciclo produttivo. Per questo l'azienda trevigiana ha fatto della qualità, non del prezzo, il proprio valore aggiunto, conquistando anche fette di mercato in Cina, India, Brasile e Argentina, Turchia, dove acquistare da produttori locali sarebbe economicamente più vantaggioso. Questo quindi ci ha permesso quindi, diciamo, di rafforzare questa nostra posizione e di poter quindi anche su certi mercati particolari poter competere con dei produttori locali che sicuramente sono, diciamo, più competitivi di noi dal punto di vista del singolo costo, ma che danno sicuramente meno garanzie dal punto di vista della qualità dei prodotti e dei servizi, cosa che noi oggi riusciamo a garantire in modo molto buono e quindi ci permette, insomma, anche di colmare questo gap che abbiamo di costo nei confronti di certi produttori locali, insomma, di certi mercati. Il primo trimestre dell'anno si è chiuso con una crescita del 15% di fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In un mercato che si muove a velocità sempre più frenetica, il magazzino da oltre 1500 pallet viene rinnovato ogni due settimane. Certi tipi di clienti sono i clienti, i grossi gruppi. Gestiamo il nostro magazzino all'interno dello stabilimento del nostro cliente, gestendogli anche tutto quello che è la parte logistica.
Così come non lo è in fase di vendita, neppure all'acquisto, il prezzo e la componente della materia prima a cui viene dato più peso. Una linea che ha spinto la Spazzol Plastic a rivolgersi al mercato italiano per il proprio fabbisogno di filo d'acciaio. Noi essenzialmente compriamo dal gruppo Voestalpine e dal gruppo Pittini. La scelta è legata anche qui a un discorso di stabilità e diciamo di partnership con il nostro fornitore, sempre nell'ottica appunto di qualità di processo. Per noi è fondamentale avere dei fornitori affidabili con cui abbiamo sviluppato negli anni un rapporto anche tecnico molto importante, che ci dà delle garanzie sulla materia prima.